Ciao a tutti, sono Elisa e benvenuti in questo nuovo video. Come avete letto qui sotto è un'altra puntata della rubrica Non solo Shoujo Classics. Oggi parleremo di uno shoujo catalogato così, purtroppo, perché fa parte di una rivista che pubblica shoujo, faceva parte, però in realtà io non lo catalogo così, che è appunto La Principessa Splendente. Di solito quando cerchiamo o vogliamo leggere uno shoujo, ci troviamo davanti a shoujo comunque scolastici oppure shoujo divertenti dove ci sono situazioni comiche, ma che alla fine i due protagonisti o nelle nostre ship finalmente incoronano il loro sogno d'amore e stanno insieme per sempre. E quindi cerchiamo quei shoujo un po', sì, un po' drammatici, ma non fino ad un certo punto. E quindi ci sogniamo l'amore delle nostre ship. Ecco, buttate tutto nel cesso. Perché Kaguya Hime, la principessa splendente, è tutto quello che non avete mai visto in uno shoujo. Adesso mi sembra verso aprile-maggio, o comunque un po' prima o un po' dopo. Il primo che ho recuperato a maggio è stato appunto La Principessa Splendente. Poco dopo, Proteggi la mia terra. Ho fatto già un video su Proteggi la mia terra che mi è piaciuto tanto, ma questo sta molto molto più su. Ecco, Shimizu la conosco grazie a Imitsu, che è un'opera che purtroppo la Goen ha lasciato a metà, neanche, cioè 4 volumi e basta, su 12, che non leggeremo mai probabilmente, perché Reiko Shimizu, come tutte le autrici che seguo o comunque che mi piacciono, non vanno in Italia, non vanno proprio. Se mi vedete seduta è perché per parlare di questo volo, di questa serie, mi devo mettere comoda, in quanto è una serie che mi ha rapito il cuore totalmente ed è difficilissimo parlarne perché è una serie complicata, è una serie bellissima, affascinante, che vi terrà incollati volume per volume. Innanzitutto sappiate che Reiko Shimizu è fan di Moto Hagio, infatti per sviluppare Kaguya Hime si è praticamente ispirata a Siamo in 11 di Moto Hagio, che è edito dalla Star Comics. Ancora non so se i volumi sono ancora disponibili, comunque è una storia che vi consiglio caldamente. Se pensate poi di trovare all'interno di La Principessa Splendente la stessa fiaba, la stessa leggenda di Kaguya Hime, appunto, vi sbagliate totalmente. C'è l'incipit assolutamente perché ci sono tanti riferimenti alla leggenda, ma poi si spazia in tutt'altro ed è una serie fantascientifica ricca di azione, ricca di colpi di scena che vi stenderà al suolo proprio. La Principessa Splendente parla di Akira, una ragazzina ormai quindicenne che da bambina viene trovata da un uomo all'interno di un bosco di bambù, come vuole la leggenda, e viene portata a casa. All'interno di questa famiglia vivono appunto la moglie di quest'uomo, Shoko, e sua figlia, Mayu. Akira crescerà con questa famiglia, però ad un certo punto il padre decide di separarsi da Shoko e quindi rimangono Mayu, Akira e Shoko tutti insieme. Il problema qual è? Che Shoko è una pittrice che instaurerà un rapporto con Akira morboso ed erotico. Infatti, tutte e due le donne della famiglia, sia Shoko che Mayu, sono davvero attaccate ad Akira, ma in modo morboso e geloso, tanto che Mayu fingerà di svenire o fingerà di stare male per attirare l'attenzione della ragazza. Akira ormai è quindicenne, è l'idolo della scuola, è bellissima e mascolina, però ha una figura femminile affascinante ed è sexy e ormai è l'idolo appunto della sua scuola, Mayu ne è perdutamente innamorata, però ha questo appunto rapporto morboso con la matrigna che per lei sarà un grosso peso. Una sera i due ragazzi in copertina, cioè Yui e Midori, rapiranno Akira, la porteranno in un luogo sconosciuto dove le diranno che lei faceva parte di un orfanotrofio in un'isola a Kabuchi o Kabuchijima, non so se l'ho pronunciato bene, dove questi ragazzini venivano allevati appunto per poi diventare delle vittime sacrificali. Infatti, al compimento dei 16 anni,
tutti i ragazzi che abitavano nell'isola venivano sacrificati a Kaguya Hime. Principessa tagliava la testa di questi giovani e se ne cibava, ed era questo il loro destino, il destino di questi ragazzi. Infatti, Yui e Midori, vanno a recuperare Akira in modo da riunire tutti gli altri bambini che popolavano l'isola, perché al tempo riuscirono a scappare. E per spezzare questa maledizione. Ben presto troveremo molto di più all'interno di quest'isola. Non sono vittime sacrificali, sono ben altro ed è ben peggiore il loro destino. È difficilissimo parlare di questa storia non spoilerandovi niente, perché in 28 volumi c'è il mondo, l'infinità, l'universo, e in ogni volume, porca miseria, ve lo dico con tutto il cuore, cambia tutto. Se a un certo punto arriverete a capire chi è la principessa splendente, perché questi bambini venivano allevati su quest'isola e perché al compimento di 16 anni morivano, arrivato al 20° volume, quasi alla fine, che cambierà totalmente, si ribalterà tutto e capirete tutto ciò che serve e tutto ciò che è legato l'uno all'altro di queste persone. I ragazzi scopriranno ben presto il loro destino, che è ben peggiore, come vi ho già detto, e qua vengono in gioco altri personaggi. Eiko Shimizu crea tantissimi personaggi secondari, ma non li accantona nemmeno uno. Ci sono ship che vorrete vedere o che si realizzeranno o che finiranno in malo modo, ma malissimo, ed il finale è scioccante e ti si spezza il cuore. Ma quello che mi colpisce, mi ha colpito della Principessa Splendente, è il reparto narrativo. Il reparto narrativo è un reparto talmente intricato e talmente ricco che rimarrete scioccati. Col Proteggi la mia terra io ero rimasta estasiata da uno shoujo, definiamolo così, diverso dagli altri. Questo è con la Principessa Splendente. Sono perdutamente innamorata. Mi si è spezzato il cuore a metà, l'ho dovuto lasciare, ma veramente mi si è spezzato il cuore a metà. Io sono rimasta folgorata da Akira. Perché lo trovo sexy, la trovo coraggiosa, la trovo intelligente e veramente fantastica. Ha tutto ciò che vorrei in una persona ed è veramente bellissima. Oltre che il tratto di Reiko Shimizu, che all'inizio è un po' così. All'inizio ha uno stile che poi cambierà man mano. Adesso vi volevo far vedere Akira, magari, che cambierà e si migliorerà tantissimo col passare dei volumi, ovviamente, come succede spesso. Però il tratto è fantastico, io lo adoro. È un tratto con figure molto slanciate, molto longilinee, molto fredde, ma che, anche se risultano fredde all'impatto, hanno gli occhi che parlano. Io quello che adoro appunto della Principessa Splendente è la capacità di Reiko Shimizu di creare degli occhi talmente espressivi, talmente dolci. Quando sono arrabbiati si vede tantissimo, è tutto molto espressivo e tutto molto teatrale. I dialoghi sono fantastici, il ritmo è sempre incalzante, non c'è stato un numero in cui mi sono annoiata a leggerlo. C'è stato un numero un po' di calo, ma si è ripreso subito dopo. Il ritmo è sempre altissimo, gli argomenti sono tanti e la leggenda di Kaguya Hime è solo un pretesto per cercare totalmente altro. Andremo sullo spazio, parleremo di pietre lunari, parleremo anche dei nostri antenati, antenati dello spazio, quindi alieni. C'è di tutto. Cioè, se all'inizio si parte sull'isola di Kabuchijima, scusate se la pronuncio così, poi si arriva a tutt'altro, arriverete al culmine dell'ultimo numero che piangerete lacrime amare. Io ho pianto, è difficile che io piango per un'opera, per un manga e per uno shoujo, se lo vogliamo definire tale, ma non lo è. E in questo veramente mi sono emozionata tantissimo. Mi sono affezionata a tutti i personaggi, Miller, Sutton, Satoshi, Kaede, veramente a tutti, Mamoru. Addirittura a Korikishi mi sono affezionata, e chi ha letto La Principessa Splendente lo sa, e ho adorato tantissimo questa storia perché si ribalta tutto, perché è tutto un susseguirsi di colpi di scena,
di fiato sul collo, è veramente fantastico. Avete capito tutto, ma non avete capito niente. Ed è difficilissimo parlarne senza fare spoiler. Sicuro che è un titolo che parla di amore, pulito e che parla anche di amori morbosi, perché c'è quel collegamento tra Akira e Yui, Yui e Midori e Akira e Mayu. Il mio personaggio più odiato in assoluto è Mayu. Mayu è la classica ragazzina che è la sorellastra di Akira, attaccata, morbosa, che ne combinerà di tutti i colori, che diventerà talmente fastidiosa che la vorrete morta dopo il primo volume, ve lo assicuro. Poi me lo farete sapere se leggerete La principessa splendente. Koshimitsu è molto sottovalutata in Italia, infatti appunto Imitsu ha avuto questa fine purtroppo che nessuno se lo aspettava, oddio. Nessuno, io me lo aspettavo però perché appunto pubblicata da Goin, ma si sperava almeno ad un finale certo. Mentre La principessa splendente potete ancora recuperarla, vi assicuro assolutamente che è un'opera che vi lascerà tantissimo. Infatti da quando l'ho letta non riesco più a leggere altro, cioè faccio fatica perché mi sono talmente affezionata ai personaggi e non mi capitava da tantissimo tempo, dai tempi di Onen Clover quando finì, che non mi affezionavo a questi personaggi, oppure anche al recente Our Little Sister, ma questo c'è molto di più, c'è molto, molto di più, che non posso dirvi per non farvi spoiler, perché non voglio fare recensioni con spoiler, o comunque non vi voglio parlare di manga con spoiler, ma se vi posso dire. Vi posso far vedere invece la mia copertina preferita, perché è la copertina che vi fa capire quanto è sexy Akira. Cioè, questa è la mia copertina preferita. Cioè, voi non potete immaginare il tratto di questa donna. Questa donna sottovalutatissima in Italia, ma che in Oriente è molto amata e molto apprezzata, e dovremmo apprezzarla molto di più anche qui. Speriamo che almeno i volumi unici vengano pubblicati in Italia. Per quanto riguarda ancora La principessa splendente, vi posso assicurare che ci sono dei personaggi notevoli, che tutti i personaggi hanno un proprio carattere che muterà con il tempo, che tutti i personaggi avranno un proprio finale, una propria fine, sia bella o brutta, e che tutti i personaggi vi lasceranno un qualcosa dentro che non andrà mai più via. Una storia che mi ha segnato tanto sia per le varie ship che mi sono creata io, sia per la storia in sé, che è una storia complicata, che è piena di tragedia, ma non quella tragedia molto romantica, una tragedia pura, vera, dove ci sono morti, dove questi bambini vengono usati, dove ci sono dei donatori di organi illegali. Quindi vi lascio queste due chicche per farvi capire che non è una storia semplice, non è una storia facile da leggere. Se pensavate fosse una storia simile a Proteggi la mia terra, no, assolutamente no. Io ho letto Proteggi la mia terra, vi assicuro che è una storia validissima, ma La principessa splendente è un qualcosa di unico e raro, soprattutto nel mercato dei manga. Senza andare avanti con i miei sproloqui, e mi dispiace se mi sono un po' dilungata e se magari non ho detto tutto, ma è difficile perché mi è piaciuto così tanto e ne sono talmente affezionata che faccio fatica a parlarne. Non è semplice, non è facile. È un'opera che mi ha toccata dentro e sono entrata nel club delle principesse e faccio fatica veramente ad uscirne. Ne parlavo anche con Maria Stefania. Lei prima di me era già fan di Reiko Shimizu e devo dire che con lei mi sono sfogata, ho detto tutto quello che volevo e veramente quando leggerete, se leggerete La principessa splendente, capirete quello che ho provato, se vi piacerà, ovviamente, se è il vostro genere. Ma è un qualcosa che vi trascinerà all'interno di un vortice di passioni, di morte, di colpi di scena che difficilmente potete staccarvi. E infatti io faccio davvero molta fatica.
Il mio appello qua, mio piccolo personalissimo appello, è di pubblicare almeno i volumi unici di Reiko Shimizu e soprattutto finire Imitsu, perché io voglio vedere come va a finire. Mi erano tanto piaciuti i primi 3 volumi, devo leggere ancora il quarto, ma se io comincio a leggere il quarto dopo voglio saperne di più e mi girerebbero tanto le scatole. Avrei voluto fare un bellissimo video dedicato alla principessa splendente, ma i miei sentimenti sono molto forti, ancora molto vivi, per descrivere al meglio quest'opera. Io spero di avervi comunque invogliati ad acquistarlo, comunque a dargli un'opportunità e soprattutto a farvi capire quanto ho amato questa serie rispetto a quelle che ho letto precedentemente, rispetto al grosso recupero che ho fatto che Proteggi la mia terra, che fa parte comunque dell'universo shoujo. Ma questo non è shoujo, è un universo tutto suo, cioè non può essere definito in un target di ragazze, è limitato ed è veramente un peccato che venga definito uno shoujo, è molto di più. Io lo avevo visto, concludo perché sono 20 minuti, lo avevo visto da Iris Room ai tempi, ma in fumetteria non erano più reperibili le copie. Poi andando avanti con il tempo non avevo più la possibilità di recuperare la serie in toto, cioè quindi tutta la serie completa, ho dovuto aspettare. Quando è uscito Imitsu mi sono fiondata ad acquistarlo perché volevo sapere, volevo vedere il tratto di Reiko Shimizu e me ne sono perdutamente innamorata, tanto è che quando ho potuto ho recuperato tutta la serie ed è risultato, il risultato è che è diventata la mia serie preferita. È indescrivibile come mi ha toccata e come porto ancora e come trascino ancora le emozioni e le sensazioni che mi ha lasciato. Per farvi capire quanto ho amato questa serie ancora di più, ho acquistato anche l'artbook che mi arriverà a giorni, uno degli artbook, ne sto cercando un altro, spero di trovarlo al più presto perché vorrei avere anche l'artbook principale della serie. Quindi io non compro artbook, non faccio fatica a comprarli perché secondo me io preferisco investire sui fumetti. Però questo mi ha lasciato troppo, troppo, è troppo bello, è troppo sentito, è troppo. C'è troppo in quest'opera, è troppo, è veramente mi ha lasciato tanto. E sono perdutamente innamorata di Akira, che almeno me la sfoglio, me la vedo in tutte le sue forme. Tutto ciò che penso di Kaguya Hime, della principessa splendente, vi ricordo che comunque se volete approfondire la leggenda, ci sono tantissimi libri, comunque vi lascio un libro qui sotto tramite link di Amazon se volete approfondire appunto la leggenda di Kaguya Hime, ma ci sono talmente tanti film tipo quello che ha fatto Miyazaki, ma c'è di tutto, però sarebbe bello leggerlo, quindi anch'io poi prima o poi recupererò il libro perché mi piacerebbe proprio leggere la leggenda. Mi dispiace che comunque la Planet Manga non lo ristampi, non la ristamperà mai, infatti l'ultimo volume, non so se si leggerà mai, costa 10 euro gli ultimi 2 volumi, e non è andata bene perché come al solito le autrici brave non vanno bene in Italia e mi raccomando, dategli un'opportunità con la principessa splendente, se riesco a parlare non ci riesco più, perché ne vale assolutamente la pena, non ve ne pentirete un minuto. Io con la principessa splendente vi lascio, fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi è incuriositi, se lo avete letto, se avete provato le mie stesse sensazioni. Mi scuso per il video lunghissimo e vi ricordo che nell'info box ci sono tutti i link ai miei social e il link ad Amazon per acquistare il libro derivante dalla Principessa Splendente, se siete incuriositi. Questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!